No, sono impronte di. Sono impronte di bambino, quanto sono. Prendi altre camere. Prendi la valigia. Andiamoci. Per favore, vai. C'è una risata. Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del Pit. Questa volta è stata veramente forse una follia, un colpo di testa. Non era in programma. No, e a Paolo piacciono le cose non in programma. Sì, questa volta faccio una sorpresa a Debbie. Per chi ci segue da tanto tempo, forse già questa location alle nostre spalle potrebbe già dargli un indizio, ma in sostanza veniamo al punto. Vi abbiamo fatto una domanda pochi giorni fa su un post di YouTube. Tutti avete desiderato che noi tornassimo alla casa della bambina fantasma, quella delle impronte sulla farina. La casa è proprio lì dietro, quella vegetazione. Quindi noi abbiamo, soprattutto io, ho avuto questo colpo di testa. Eravamo a casa, ho detto no, prendi la roba, andiamo. Siamo solo noi due, quindi questa cosa è un po' pericolosa, perché andare in due lì non è semplice. No, soprattutto col il trascorso, cioè, insomma. No. Ma il nostro amore vincerà sulle tenebre. Speriamo. Eccoci qua, al ponte. Qua mi sembra abbastanza a posto la vegetazione. Comunque la casa è già lì, davanti a noi. Sembra che ci sia passato qualcuno di recente. Ecco. Come già mettere agitazione? Cosa? No, niente, stavo per cadere. Tu hai messo il piede qui? Nella vegetazione. A caso? Pura, sì. Va bene. Però almeno lì non ci sono quelli con le spine. Ma qua c'è un legno. Regge? Boh. Eccoci. Eccoci. Sempre bella. Sempre molto affascinante. Aspettiamo Debbie. Dopo? È un secondo. Ah. È pieno di ortiche. Fanno male. È un'ortica? Boh. No. Ok. Eccoci. Oh, ce l'ho fatta. Ecco quello che volevo vedere. Aia. Oh sì, bravo. Vuoi vedere? Ci sono ancora. Guarda lì. C'è ancora un piccolo segno. Sì. Eccolo qua. C'è ancora un piccolo segno. Speriamo che la bambina voglia comunicare con noi. Magari. Sì, forse l'altra volta ci ha spaventato un po' troppo, però. Ma io mi sono anche spaventata perché, scusate, ma vedermi un Christian che mi cade quasi davanti, mi sono presa male. Ok ragazzi, stiamo per iniziare, anche se il sole non è ancora del tutto tramontato, ma manca ormai poco, vogliamo comunque cominciare, anche perché Siamo in due e non è. Cioè, è comunque pericoloso quello che stiamo facendo. Assolutamente, quindi. Prima non vogliamo perdere tempo, perché io sono molto curiosa di vedere se la bambina si fa di nuovo sentire e poi come ha detto Paolo, cioè comunque siamo da soli, siamo io e lui e non è il massimo, insomma. Cominciamo come l'altra volta. Sì. Piccola, siamo ritornati. Ti ricordi di noi? Siamo stati tutta la notte qua. Però non ci avevi voluto dire come ti chiamavi. Ho sentito un colpo. Prima di, però non ci hai voluto dire come ti chiamavi. Che superficie poteva essere? Legno. Sembrava una superficie in legno.
Tu ti ricordi di noi, piccola? Se ti ricordi di noi, puoi passare qui davanti a me, per favore? Ui, ti ha risposto. Ok, ok. Bene. Però bisogna fare molta attenzione perché sento tantissimo il rumore del fiume, delle cicale. Devo andare qui. Dove sei? Rumore. Di? Cocci, cioè scricchiolio sui cocci. Mm. Ricordiamoci che di bambino aveva poi forse solo l'aspetto. Sì, certo. Ti ricordo un po'. Oi. Dimmi. Hai fatto un... No. Brilla? Ho brillato? Ma, oh mamma. Non stavo guardando. Io di sfuggita. Potrei mandare anche te, no? Sì. Così riprendiamo tutte le stanze. Dai, vieni qui. Un urlo. L'ho sentito io qua, Senza quello. Un urlo. Non ci hai mai detto come ti chiami. Noi abbiamo già raccontato la tua storia. Tutti sanno che sei una bambina particolare. Che hai fatto delle cose. Oddio, aspetta. Difficile dirlo, un rumore molto indefinito, mi sembra anche tipo un mobile che viene spostato. Ok. Andiamo di nuovo. Allora, come siamo arrivati? Lei si è fatta vedere. Cioè, ci ha dato un segno. Sì, ma li dà solo in questa stanza qua. Hai notato? Andiamo solo di là. Solo in questa. Andiamo la di là, niente, andiamo di qua. Niente. E anche l'altra volta era così. Oh mamma. Un gemito. L'ho sentito io di nuovo anche questo orecchio nudo. Oh mamma. Mettiamo la farina. Ok. Proviamo. Sì. Ma vuoi cambiare posto? E mi valigia già. Sì. Cambiamolo, sì, perché sennò. Però magari... sempre in questa stanza. Ovvio. Io lo metterai sull'altro davanzale a sto punto e anche qui davanti alla. Alla porta? Alla porta. Ok. Vai. Davanzale e porta. Fai come l'altra volta, prendi più energia che puoi. Dagli strumenti. Dagli strumenti e manifestati. Ok, di nuovo. Ho di nuovo registrato un mugugno e poi tipo del... come se stesse trafficando qualcosa. Però di nuovo ho sentito un... Debbie, te la senti di stare da sola? Un po'. Perché tu dove vuoi andare? Io voglio riprovare ad andare all'astrolabio. Ok. Però, ok. E ti lascio anche una telecamera infrarossi. Sì. Ti va o no? Sì. Beh, sì. Basta che mi chiami. Sì. Proviamo. Ok. Ok, canale 2. Perfetto. Così. Ok. Così, mentre io mi sposto qui in là dovrei... Dovrei mettere tutta due là? Sì. Ok. Ok. Perfetto. Allora, io adesso vado all'astrolabio.
qualunque cosa succeda, mi devi chiamare. Ok, qualunque cosa succeda, ed è appena successa. Bene. Molto bene. Vabbè, sarà stato che l'hai messo male. Sì, esatto. Quindi, qualunque cosa succeda, mi devi chiamare. Mm-hmm. E non devi andare nel panico. Va bene. Io tanto, ok, va bene. D'accordo. Io vado. Mm-hmm. Bravo, hai calpestato la farina. Sì. È una mia impronta. Ok. Non penso che si faccia vedere con le scarpe da ginnastica. No, non penso. Ok. Io vado. Paolo, Paolo, Paolo. Oh. Ma me la puoi lasciare la torcia? Sì. Per favore. Sì. Aspetta, che ci sono i rovi. Che non... non mi piace tanto senza torcia, sai? Tanto tu hai la videocamera anche. Sì, sì, io ho la videocamera. Voilà. Mi raccomando, sì. Non devi andare nel panico. No, no. Ok, chiamami. Ok. Lo puoi far illuminare? Piccola, vogliamo solo sapere chi sei. Se sei davvero una bambina. Ok, sto quasi per raggiungere l'astrolabio. E solo che la vegetazione si fa sempre più fitta. Comunque, proseguiamo. Non mi piace niente. Sinceramente spero che Paolo faccia in fretta. Perché... Ok ragazzi, 10 minuti che provo. C'è niente da fare. Io non riesco a passare oltre questo muro di vegetazione. Sì, ti sento. C'è un grosso problema, qua la vegetazione è aumentata tantissimo. Mi porterebbe via solo un'ora arrivare all'astrolabio e non mi va di lasciarti lì tutto sto tempo da sola. Io torno indietro. No, e non mi va neanche a me di starmene qui da sola un'ora. Quindi sì, torna pure indietro. Ok, arrivo. Paolo sta tornando perché non dice che non può raggiungere l'astrolabio perché la vegetazione è cresciuta troppo. Ammorodo, se non mi ammazzo. Aia. Aia. E quindi sta tornando indietro. Aia. Che male. Debbie? Oh. Eccomi. Niente. Niente. Impossibile. Totalmente impossibile. Cioè c'è una vegetazione allucinante che mi porta proprio a dover, cioè, stare lì del tempo. Cioè ci avrei impiegato un'ora e mezza ad arrivare all'astrolabio. Ma io non c'è... Cioè, ma neanche passando... Ah no, no, niente, di là il cancello niente, è chiuso. Niente, completamente niente. Di là c'è l'acqua alta, non si può fare il salto. Ok. È un problema. Vabbè, qua niente, Apple. Niente? Niente. Il K2 non ha parlato. Nel bosco era volta. Pieno di rumori. Eh? Però era pieno di rumori. Io ho provato, ho provato a chiamarla, ho provato a chiederle di far illuminare il K2 o... Dei rumori ci sono, ma non era niente di... Niente di particolare. Ho pensato che forse poteva avere paura di noi. Dammi la torcia. Che
che riesco a illuminarti meglio. Ho pensato che forse poteva avere paura di noi, perché magari, infatti l'altra volta si è fatta sentire proprio nel momento in cui noi non c'eravamo. Sì. Sentire, vedere, insomma, ha fatto... E non ha brillato il K2, non ha fatto niente? Zero. 0,0. Qui l'hai guardato i segni? Sì, no, no, ho fissato Paolo. Ero messa così perché mi metteva ansia dare la schiena a quella porta là. Ah, e okay. Non volevo dare, cioè, okay, la luce in faccia proprio. Guardavo attraverso la telecamera, guardavo con la torcia, ma non... No, no, certo. Niente, assolutamente niente. Non so neanche il K2 là. K2 là? Il K2 se brillava, comunque, se io per caso non l'ho visto, insomma... Cosa fai? Cosa fai? Non hai dei problemi? Ma stai scherzando? Ma ti è successo qualcosa? Paolo... Poi avete capito perché io mi spavento, perché loro mi fanno queste facce. Vuoi spaventarti? No, non voglio spaventarmi. Non ho proprio intenzione di spaventarmi. Mettiti con la schiena. Mettiti con la schiena alla camera. Avanti. Come? Mettiti con la schiena alla camera. Te lo faccio vedere io. Lo farò. Guarda. Ma cos'è quello? Quella è una mano. No, non è vero. È una strisciata di una mano. Non è vero, toglimela. Toglimela, tra l'altro, per favore. Posso dire una cosa? Non è vero. Questa volta invece è enorme. No, non è vero, per favore, Paolo, mi stai spaventando. Non è vero. È un effetto ottico, non è una mano. Cosa? Non è? Non è una mano? Quella no, è una mano. No, ti prego. Quella è una mano. No, ti prego, toglimela. Sei stata tu, vero, a toccare Deborah? Quella è una mano, ed è una mano gigantesca. Quella è una mano, ed è una mano gigantesca. Tocca la farina. Tocca la farina. Tocca la farina e non toccare noi. Sei sicura che non hai sentito anche solo sfiorarti? No, aspetta. Prima? Prima? Qui davanti alla telecamera ho perso l'equilibrio. Però... Eri ripresa qui? Mi sono avvicinata alla telecamera per dire che tu stavi arrivando, per dire che mi avevi mandato un messaggio nel walkie-talkie, okay, e che non riuscivi ad andare in là. Mi sono avvicinata alla telecamera e ho perso l'equilibrio in avanti, ma pensavo di essere stata io a mettere male qui il piede, cioè la sensazione è stata, okay, assolutamente quella. Okay. Non ho avuto la sensazione di qualcosa che mi spingesse. Assolutamente. Assolutamente, non ce l'ho avuta. Bene, ti è toccata. È una mano gigantesca. Sì, però Paolo, ascolta, a me non mi piace tanto questa cosa. Io già l'altra volta mi sono presa male e adesso mi sto pigliando male e non ho assolutamente intenzione di... E invece è proprio questo momento qua che secondo me noi dobbiamo tenere duro. Prendiamo il ghost box, no, e proviamo a fargli delle domande. Non lo so, meno sta cosa non mi piace e non mi piace. Allora, mi piace. Ragiona, non si è fatto sentire niente. Zero, zero. Né da una parte né dall'altra, ok? Io ho provato a semplicemente dire me ne voglio andare e ti ho lasciato da solo. Però lei si è fatta sentire, o meglio, si è manifestata, ok? L'altra volta una no, cosa no, così... No, Paolo, non mi piace, perdonami. Fammi non mi piace. Finire. Ma Paolo, ma non mi piace, ma non La mi piace. Scorsa volta, a quando ha fatto questa cosa, noi ce ne siamo andati. Sì. Ok. Rimaniamo. Me l'hai tolta? E no. Magari il suo sigillo. Ma non lo voglio! Accendiamo il ghost box. Perché ti fai vedere solo quando non ci siamo? Tu non sei una bambina, vero? Non lo sai, vero? Com'è possibile? Com'è possibile che comunica solo a gesti? A cose fisiche? Tangibili? Perché sembra solo con la farina e basta? Potrebbe accendere il K2. Sì. Sì, io ho capito sì. Infatti sai che cosa ho pensato la mia testa? Dei brividi. Potrebbe, ma non vuole. Ho dei brividi. Cioè lui non...
Non riusciamo a comandare. Porca miseria. Te l'ha brillato. Però stava seguendo il mio ragionamento. Lui non si fa comandare. Lei non si fa comandare. Questa non è venuta qua per prendere ordini. Non parla. Tipico di questa entità. Tipico. Entità maligne che non prendono ordini da nessuno. Allora ragazzi, noi non sappiamo veramente come comportarci, perché io sono molto spaventata. Molto. E non sappiamo, perché sembra che questa entità non voglia assolutamente rispondere alle nostre domande. No. Sembra completamente fuori controllo. A lui piacciono i bambini, perché è l'essenza di un'entità demoniaca. Porca miseria, aspetta. Aspetta. Cos'era sta roba? Oh, mamma mia, tu non hai idea del... Non hai idea in questa cosa, sono completamente sorda. Cos'era sta roba? Non lo so, sono completamente sorda, Paolo. Ai. Questa è un'interferenza elettronica pazzesca. Paolo, questa roba qui... Aspetta un secondo, però. Basta un secondo la camera, perché non sento veramente niente. Tu hai idea di come l'ho sentita io a questo volume? Sono completamente sorda. Completamente sorda. E Paolo non l'ha mai fatto il Ghost Box, una roba no, del genere. Non l'ha mai fatto. Non l'ha mai fatto. Caldo freddo. Questa non prende, l'abbiamo già detto, non prende. Non prende proprio ordini. E marchia. Non abbiamo mai trovato un luogo dove ci fosse qualcosa che comunque facesse veramente quello che voleva, senza nessun controllo. Ecco, brava, e senza controllo. E il fatto che non abbiamo il controllo di questa cosa, Paolo, siamo da soli. Rifletti anche, siamo da soli. Ragazzi, abbiamo fatto un passo in avanti, siamo riusciti comunque a capire che qua non c'è una bambina. Qua c'è un qualcosa che è totalmente fuori dal nostro controllo, fuori. Questa entità è molto brutta. Molto brutta, ci ha visto arrivare in due, sapeva che arrivavano. No.